Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fuzzy Channel. Oggi John ci ha portato un zainetto di pelle, un nuovo zainetto di pelle, però questo è più piccolino e più pratico da trasportare. In realtà nasce come zainetto da donna, però in realtà essendo di pelle e avendo uno stile abbastanza sobrio potrebbe essere tranquillamente utilizzato anche dagli uomini, quindi penso sia unisex. Vediamo subito che lo zainetto è in pelle marrone scuro, non testa di mono, marrone scuro, e che è possibile reperirlo anche in altre tipologie di colorazione. Poi vi lascio il link in descrizione qualora vi dovesse interessare, magari potete scegliere anche un colore differente. Vediamolo più da vicino. Allora, lo zainetto è piccolino, quindi può contenere soltanto le cose essenziali per la giornata. È di circa 31 centimetri per 28, quindi è davvero piccolino. E vediamo subito che avanti ha una piccola cerniera qui, poi nella parte centrale ha quest'altra cerniera con le protezioni laterali per evitare che gli oggetti piccoli possano cadere dal lato, e ha tre diciamo inserti per le penne o per oggetti con i gancetti, quindi magari ci possiamo attaccare anche una torcetta o un coltellino. Nel settore principale qui abbiamo diversi scomparti, che lo rende molto interessante. La parte posteriore con una fettuccina qui con sempre rivestita in pelle con chiusura in velcro, abbiamo lo spazio per eventualmente contenere un tablet, un separatore centrale che però è aperto sotto, quindi è una tasca con zip, ma al tempo stesso è anche un separatore tra le due zone. E nella parte diciamo più vicina alla parte anteriore abbiamo il portacarte qui, o porta bigliettini da visita se preferite, e qui una zona per mettere eventualmente, che cos'è sta cosa? Vabbè, è tipo il silca per evitare che l'umidità faccia danni. Quindi qui abbiamo la zona, penso, per il cellulare, che attualmente è in carica. Ok, è la zona per il telefono, e quindi il telefono sta protetto, quindi qui. Il manico per sollevarlo. Alle spalle qua c'è la tasca per contenere gli oggetti più preziosi e tenerli al sicuro. Quindi ringraziamo John per la gentile collaborazione e vediamolo tipo indosso. Quindi potete vedere che lo zainetto è davvero piccolo e compatto, e tranquillamente può portare tutte le cose che sono necessarie per trascorrere la giornata. È disponibile, se non ho visto male, in tre colorazioni: questo marrone che è un po' più andante sul mattone, colore del mattone, un marrone più classico e un marrone più scuro. Comunque vi lascio il link in descrizione. Lo zainetto costa circa 80 euro e quindi valutate bene se è un acquisto che fa per voi. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo presto e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ancora. Ciao!